Beh, innanzitutto lasciatemi partire da. Facciamo una zoomata sul quadro complessivo, sul contesto nel quale siamo inseriti, che veniva richiamato da Don Stenico, al quale poi abbiamo assegnato una serie di caratterizzazioni per le quali siamo grati a Franca Francia sul nostro sistema per le dipendenze. Io credo che uno dei temi che Don Stenico ha toccato, quello del rapporto tra realtà oggettuale e narrazione della realtà, colpisca in maniera significativa l'area delle dipendenze patologiche, più in generale quella della salute mentale, della quale ci occupiamo in questa settimana. Non a caso vi sono in questi giorni tre eventi che stanno affrontando questo tema, dalla manipolazione della realtà, soprattutto quella disponibile online, all'evento che avremo venerdì con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, che vedrà assieme giornalisti e psichiatri dibattere su quali elementi cardine devono costituire le modalità di una comunicazione corretta che non generi ma addirittura prevenga la creazione di pregiudizi, di stigma e di quell'atteggiamento di distanza che spesso mettiamo per il solo fatto di non conoscere. E quindi sono particolarmente grato a Don Giuliano per aver focalizzato l'attenzione su questo tema. Perché questo si riflette sul sistema per le dipendenze? Perché prima ancora forse che sulle persone con problemi di salute mentale lo stigma e il pregiudizio si abbatte sulle persone che fanno uso di sostanze, a partire dall'idea che, apro virgolette, cito, se la sono cercata, a continuare con non si tratta di una patologia ma di un vizio morale, eccetera eccetera. Sono tutte questioni che su un piano scientifico sono state assolutamente smontate, ma che continuano a persistere nella narrazione che, come vedete, è molto distante dal dato oggettuale. È per questo che io credo occorra, almeno da questa prospettiva, considerare i temi, così come stiamo facendo in questa settimana, come facciamo all'interno della struttura organizzativa che l'azienda dedica a queste tematiche, considerarli in un unicum, quello a partire dalla salute mentale dell'età infantile e adolescenziale, a quella adulta, alle dipendenze, non solo quelle da sostanze ma quelle comportamentali, il tutto in una prospettiva di psicologia e psichiatria sociale. Non c'è una prospettiva di dipendenza sociale, questo è un altro vulnus enorme, quello della formazione universitaria, parzialmente colmato dalla formazione post-universitaria, che, come ci mostra questo contesto, è particolarmente vivace, ma è del tutto evidente che questo vulnus continua a esercitare un effetto zavorra sulla possibilità e sulla capacità di sgombrare le nebbie di questa narrazione per affermare un messaggio che abbia una valenza tecnicamente ineccepibile. Detto questo, voglio rapidamente passare in rassegna alcune delle riflessioni che ho appuntato per parlarvi di una osservazione che certamente è sotto gli occhi di tutti voi. Noi discutiamo del tema del come avere a che fare con i problemi che giungono alla nostra osservazione, a volte però utilizziamo un tempo per effettuare questa analisi e per decidere quali strumenti, un tempo durante il quale il fenomeno stesso si è modificato.
Quindi c'è una specie di rincorsa al fenomeno. Ricordate, qualche anno fa noi parlavamo di doppia diagnosi, di copresenza di abuso di sostanze e disturbi psichiatrici come un'eccezione. Oggi questa è la regola. Il policonsumo, che ha avuto grande attenzione, anch'esso è divenuto assolutamente regola. Addirittura vediamo nei comportamenti delle persone una attenzione maniacale nel utilizzare sostanze diverse per ottenere effetti diversi che si compensano, che consentono alle persone anche di mantenere una certa possibilità adattiva nel contesto relazionale. Poi c'è tutta l'ampia gamma di usi ricreazionali e prestazionali, ai quali io credo stiamo dedicando scarsa attenzione, ma che stanno divenendo dei canali grigi, non quelli a cui siamo abituati, una modalità comportamentale sempre più diffusa, associata a una scarsa percezione del rischio che invece è sempre presente. Dovremmo anche dal punto di vista culturale provare ad aggiornare i nostri schemi che continuano a far riferimento al paradigma della dipendenza e includerli in un orizzonte più vasto, quello dell'uso. Oggi sono sempre più numerosi quelli che parlano di uso controllato. È controllabile un uso? In che misura, per quali tempi, con quali caratteristiche, con quali pattern cognitivi ed emozionali? Io credo che questa sia una sfida assolutamente da raccogliere. Non credo sia più valido il paradigma che associa il consumo al disagio sociale, in particolare per alcune sostanze la condizione anzi di benessere sociale sembra essere un vettore favorente. E poi le nuove sostanze, le dipendenze comportamentali, non cito la questione del gioco d'azzardo patologico, ma c'è grande attenzione naturalmente su questo. Semmai dovremmo interrogarci sul perché, a fronte di una prevalenza che sembra crescere in maniera esponenziale, i nostri servizi siano in grado di intercettare, la dottoressa Francia ce l'ha mostrato, una piccola percentuale. È probabile quindi che dobbiamo, se vogliamo evitare questa continua rincorsa, interrogarci sulle modalità con le quali i nostri servizi intervengono nell'azione trasformativa dei fenomeni sui quali vogliono incidere. E poi tutta la questione degli autori di reato, la pericolosità sociale, le diversità interculturali, quindi la presenza di persone che giungono nel nostro paese da culture differenti. E occorre quindi, se tutto questo è vero, rivedere le politiche e anche l'organizzazione dei servizi, provando forse, quello che voglio proporvi, a fare un salto di qualità. Finora noi abbiamo effettuato una continua opera di manutenzione cercando di adeguare i servizi e modificando una parte, un pezzetto dei servizi per renderlo adeguato alla realtà che affrontiamo. Quello a cui io penso è un mondo dell'assistenza in cui i servizi stessi si mettono in discussione e provano a ridefinirsi in una maniera differente da quella che ci ha accompagnati finora. Perché oggi, se parliamo di sistema di cura, abbiamo una complessità che davvero talvolta supera la nostra capacità e possibilità di gestione. Ho lasciato un punto interrogativo nel nucleo centrale di questa complessità, che vede i settori sanitari, il terzo settore, che vede gli altri servizi, l'università, gli enti accreditati, con una serie di obiettivi come la promozione, la prevenzione, l'integrazione sociosanitaria. L'ho lasciato volutamente questo punto interrogativo perché è lì forse che occorre interrogarsi quale denominazione e quale elementi costitutivi deve avere quel nucleo centrale per essere in grado di interagire e utilizzare al meglio tutti questi ingredienti.
La mia riflessione, quella che vi esporrò fra un minuto, parte da alcune domande. Quello che abbiamo appena descritto è il migliore dei mondi possibile? Quali pazienti se ne giovano? Le descrizioni che ci ha fornito la dottoressa Francia prima ci orientano in maniera significativa, ma in maniera complementare, quali sono le persone che non se ne giovano? Cioè, a quante persone noi non siamo in grado di dare risposta appropriata, neanche di intercettarle? E quindi quali aspetti organizzativi andrebbero modificati se vogliamo raggiungere questi obiettivi? Quali aspetti extrasanitari considerare? Che cosa vogliono utenti e familiari, che sono poi i diretti interessati? Chi compone la frammentazione che caratterizza oggi il nostro sistema? Questo è il percorso di un soggetto che ho preso apposta questa diapositiva da un nostro evento formativo sugli esordi psicotici. Come sapete, uno dei fattori di rischio per un esordio psicotico in età adolescenziale può essere il consumo di cannabis, persone vulnerabili, persone che hanno un certo pattern sia emotivo che biologico, lui può essere. Ecco, ho provato a elencare, non so se riuscite a leggere, dal centro adolescenza al centro giovani, poi le dipendenze, poi la psicologia clinica, la salute mentale, il pronto soccorso, provate a elencare tutta la gamma di servizi che potenzialmente, ma molto spesso nella pratica, possono e devono intervenire su questo, sull'evoluzione di questo caso in un periodo di 2 anni. Qualcuno ha calcolato che in questo periodo questo ragazzo potrebbe intercettare 200 operatori differenti di un numero elevatissimo di agenzie che spesso non comunicano tra loro. Allora la domanda è: dobbiamo lasciare a questo ragazzo, alla sua famiglia, la necessità di comporre la frammentazione del sistema, o dobbiamo noi interrogarci su questo andando oltre l'obiettivo che ci siamo posti, che è quello dell'integrazione? I modelli assistenziali oggi sono divisi tra servizi, sapete, sono centrati sulle priorità, la priorità del sintomo, l'urgenza del sintomo, dei compiti istituzionali, occorre fare questo perché c'è una direttiva su questa linea, della domanda che spesso è pressante, del contenimento della crisi. Domani, e questo è quello che già accade nel dipartimento, nella macro struttura aziendale che governa la salute mentale, le dipendenze, la neuropsichiatria infantile, la psicologia nel suo essenziale apporto trasversale, domani immagino un'organizzazione che garantisca meglio la coerenza e l'unitarietà, questa è la parola chiave che voglio proporvi, degli interventi, un'unitarietà nella quale ogni disciplina non perde la propria autonomia, non perde la propria identità. Ricordate che spesso le difficoltà a mettere assieme le proprie conoscenze, le proprie modalità operative è legata a una identità fragile. Io credo che noi oggi siamo a un punto in cui le nostre reciproche identità di professionisti, di operatori negli specifici settori siano così salde da consentirci un passo ulteriore per arrivare a una funzione e a una interoperatività che non abbia caratteristiche di competitività. E sto citando il caso più ottimistico. A volte le caratteristiche sono quelle dello scaricabarile, non negiamoci, ma in cui vi sia realmente uno sforzo cooperativo. L'aspetto positivo è che ci può essere attivare un contagio positivo. Pensate al contagio positivo che ci può derivare agli operatori, dagli operatori delle dipendenze patologiche verso quelli della salute mentale. E gli operatori delle dipendenze patologiche operano in un contesto in cui i trattamenti sono volontari. E quanto è ampio il dibattito sulla volontarietà dei trattamenti in salute mentale. La multiprofessionalità dell'equipe, che è un must, che è un core business del CERT, e quanto siamo distanti in altri contesti da raggiungere.
l'approccio desanitarizzato alla residenzialità e quanto si parla in salute mentale di casa piuttosto che residenze sanitarie. Ecco, non... certo, questo rapporto può essere più univoco, pensate all'enfasi sulla recovery, al protagonismo degli utenti e familiari in cui la salute mentale ha sviluppato risultati forse ancora più rilevanti che nelle dipendenze patologiche. Pensate a tutto il tema del estendere la propria operatività dalla sede del servizio al territorio, non solo in termini preventivi come le dipendenze sono abituate da sempre a fare, ma anche in termini terapeutici, la domiciliarità degli interventi. La possibilità cioè di individuare, di avere a che fare con la persona nel suo contesto naturale, sono tutte cose che dalla salute mentale potrebbero essere osmoticamente assunte. E allora forse non è, cioè è già un risultato avere un unico dipartimento che integri e favorisca le soluzioni di tipo organizzativo, il linguaggio comune, la distribuzione di risorse, ma forse possiamo anche pensare oltre. Per affrontare la sfida della complessità, che oggi è una condizione, nei casi estremi naturalmente, ma non sono pochi, è una condizione catastrofica, quella famosa sindrome del ping pong tra i vari servizi che affligge gli utenti. E quindi possiamo fare forse un salto anche culturale, passando da un'idea di integrazione dei servizi a un'idea di unitarietà delle equipe. Servizi che si integrano a partire dalle equipe che li compongono, in cui lavorino gomito a gomito operatori di provenienza e formazione professionale differente che si occupino in maniera congiunta dei problemi emotivi e comportamentali da 0 a 100 anni di una popolazione definita. Quando dico popolazione definita non intendo i 100.000 o i 200.000 abitanti verso i quali si sta tendendo con questa perniciosa abitudine degli accorpamenti aziendali, della riduzione delle unità operative, io intendo quello che c'è nello spirito della riforma sanitaria, il lavoro sul territorio definito in maniera da non essere superiore ai 35.000, ai 40.000 abitanti. Il lavoro cioè dell'operatore che conosce le risorse naturali del territorio, che conosce, ricordate quel appunto che vi ho mostrato prima, le risorse extracliniche e le difficoltà con le quali l'utente dovrà confrontarsi. E questo l'operatore a cui io guardo nel futuro. Questo ci aiuterà, io credo, a superare anche una serie di questioni nella seconda parte dell'intervento, ma questo credo che non abbiamo il tempo per affrontarlo. Volevo parlarvi di un altro tema che costituisce a mio avviso un'urgenza, ma sul piano nazionale piuttosto che su quello regionale, cioè il superamento delle disuguaglianze. Sapete che in questi ultimi tempi sto coprendo spesso la tratta ferroviaria Modena-Roma e lungo il treno mi capita di riflettere su queste cose che da un lato e dall'altro provo a esportare. Quella delle disuguaglianze, e in particolare delle disuguaglianze strutturali e di erogazione della cura, della possibilità di accedere a processi di cura omogenei e fondati sulle evidenze, è la vera emergenza del nostro sistema sanitario nazionale. Io sono particolarmente lieto che il ministro Speranza e il vice ministro Sileri lo abbiano più volte sottolineato, ponendolo al primo posto dell'agenda della loro azione di governo. Speriamo che tutto questo si traduca in fatti operativi a partire dalla definizione di un maggiore coordinamento a livello centrale, che non significa anche qui andare in direzione opposta all'autonomia delle regioni. No, significa però esercitare quella funzione costituzionalmente prevista di direttore d'orchestra che spetta al governo centrale.
per richiamare il musicista che, pur competente nel suo spartito, non riesce a tenere il ritmo dell'orchestra intera, o rischia in questo modo di compromettere l'effetto che l'orchestra intera ha. Ecco, io vi lascio con questo auspicio e con l'invito a provare anche nei lavori che seguiranno a guardare oltre per fare in modo che i nostri servizi siano sempre più adeguati ai bisogni che cambiano e non viceversa, che siano i pazienti a doversi adattare alla rigidità della nostra organizzazione. Grazie e buon lavoro.